Quelli sono i segni dove è entrato là. Mia mamma è rimasta aggrappata a quella grata di quella festa di con mia sorella. Rossano, provincia di Cosenza, tra l'11 e il 12 agosto, qui è successo di tutto. Un'alluvione ha distrutto case, strade e negozi. In queste condizioni, con argini rotte, muri di sostegno delle strade divelte, frane in corso, ovviamente una pioggia di minore intensità produrrà danni ben maggiori di quelli che sono accaduti per questo evento piovoso intenso. Nonostante sia passato un mese, i danni sono ancora ingenti. Le amministrazioni comunali faticano a trovare i soldi per ricostruire. Ma la cosa peggiore è che alcune persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, senza un posto dove andare. Ho chiesto semplicemente di intervenire per evitare che l'acqua, quando avviene un'altra volta praticamente, finisce di distruggere pure la casa. Qui gli argini del fiume sono crollati. Una nuova pioggia potrebbe distruggere la casa di Pasquale. Lui ha chiesto aiuto e le istituzioni di tutta risposta hanno ordinato lo sgombero dell'abitazione perché in una zona a rischio. Come se la casa fosse pericolante, ma la casa non è pericolante. Il pericolo viene soltanto se non riparano questo, diciamo, questo tratto di torrente. Ma Pasquale e la sua famiglia non hanno un posto dove andare. Perché non è possibile che accogliamo e poi non si prende provvedimento alle persone che abitano, diciamo, nello Stato italiano. Qui a Rossano, a Corigliano Calabro, le ferite dell'alluvione sono ancora aperte e anche economia e viabilità hanno subito un duro colpo. Diverse quantità di amianto sono penetrate nel terreno. Se io vengo abbandonato, come mi può venire il senso dell'altruismo? Non mi viene. Mi viene il senso dell'abbandono perché non posso più mangiare ciò che coltivo e me ne devo andare via. Anch'io me ne andrò in Germania, se qui non ci posso più stare. E nel caos più completo si affronta il problema dell'immigrazione. Prima dell'alluvione a Corigliano Calabro sono sbarcate 4 navi militari, 1100 profughi. Ci chiedono sempre comunque aiuti, 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 ma non riusciamo neanche a soddisfare le nostre richieste, perché questa zona ormai è piagata. La prefettura ha chiesto al sindaco di far fronte alla prima accoglienza. Il primo cittadino, anche se in affanno, è riuscito a garantire una minima assistenza. Dopo l'alluvione però è sbarcata un'altra nave. Nonostante la richiesta del prefetto, il sindaco si è rifiutato. In città non c'erano nemmeno le transenne per poter delimitare le zone del porto. Bisogna fare i conti anche con le emergenze che un comune, ma emergenze economiche anche, che l'emergenza che un comune possa avere in un determinato periodo.